Andiamo verso l'ultima mezz'ora del convegno. Abbiamo una tavola rotonda. Abbiamo una tavola rotonda piuttosto articolata, nel senso sia nei partecipanti che tra i collegati e non in presenza. Quindi intanto chiamo qui al tavolo la dottoressa Laura Belloni, che avete già, diciamo, che conoscete, ma che avete già visto oggi intervenire, che è responsabile, e qui aiutami perché c'è un'addizione che, come dire, non finisce mai, però, del centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali, e anche direttore della OCI, delle organizzazioni. Bene, e sono andato bene perché ho letto. Poi l'abbiamo conosciuto ora, il dottor Di Piazza, psichiatra e psicoterapeuta dell'azienda ASL Sud-Est, che potete da sedere. E abbiamo collegato per ora, alla quale poi darò per primo, o forse no, magari lo facciamo intervenire tra un po', non so quanto. Sapevamo che era in viaggio il professor Fagiolini dell'Università di Siena, che ringraziamo per essersi collegato. Ci dica lui qual è il momento migliore per parlare, magari, perché ora lo vedo fermo, forse potrebbe essere il momento migliore se quando parte. Il tema, lo ricordo, è l'utilizzo dei dati che sono stati prodotti e consegnati nel rapporto, nella quale abbiamo anche parlato dello studio di prevalenza che abbiamo portato avanti assieme nel 2020, a supporto della programmazione. Cioè, quindi la questione è quanto di questi dati noi abbiamo percezione, quanto modificano la nostra in qualche modo capacità organizzativa e lavorativa all'interno, diciamo, dei nostri luoghi di lavoro, e quanto invece anche abbiamo la percezione che questi poi siano incardinati in scelte delle volte più programmatiche, forse un po' più alte. Magari su questo sarebbe carino sentire anche Rico Sostegni quando si collegherà, che per ora non mi sembra di vederlo collegato, ecco. Non so se il professor Fagiolini vuole essere il primo o se vuole aspettare che qualcuno intervenga prima. Non mi sembra che si muova. Laura, allora do a te, purtroppo. Per me se è possibile collegarmi un po' più avanti, perfetto, perché ora sono nel punto più difficile. Bene, bene, ok. Ti diamo la parola per primo. Sì, allora buongiorno a tutti. Alcune mie considerazioni sulla salute e la sofferenza nel periodo post-Covid, vista dalla finestra dei servizi. Allora, verrebbe da dire grazie, e non soltanto a causa della pandemia ci siamo accorti del livello di malessere nella popolazione giovanile. Tra l'altro, probabilmente anche i media hanno aiutato i giovani a prendere parola. Ora, visto che constatiamo, anche i dati ce lo confermano, che l'impressione che abbiamo verificato in prima battuta nei servizi di un aumento di richieste sia tramite l'accesso al pronto soccorso, ma siccome ci sono i servizi che funzionano dell'infanzia e adolescenza, di salute mentale, molti accessi sono stati degli accessi diretti, non tramite il passaggio dell'ospedale, ma tramite il contatto diretto tra pediatri, medici di medicina generale e direttamente ai servizi deputati dell'infanzia e adolescenza. Quindi i dati ce lo confermano. Adesso che facciamo? Nel senso, come rispondiamo? Perché sarebbe veramente un peccato che i giovani hanno alzato la mano, stanno chiedendo aiuto e noi non siamo in grado, noi
noi tutti non siamo in grado, siamo in difficoltà ad offrire l'aiuto che ci richiedono. Allora credo che questo è il momento per proporre degli interventi e anche le nostre aziende, proprio perché sono delle aziende, qualsiasi azienda fa una programmazione degli investimenti. Allora anche le nostre aziende sanitarie penso abbiano un po' il compito di guardare a più lunga distanza e promuovere degli interventi che favoriscano la, come dire, la risposta alla richiesta che ci è posta. Perché le popolazioni giovanile, le famiglie hanno grosse aspettative e queste aspettative in qualche modo, se non tutte, almeno in parte, vanno esaudite, ma per esaudirle credo non soltanto nei numeri ma anche nella qualità, perché a questo livello di malessere come si risponde? Allora si risponde con l'ascolto e poi abitualmente quello che proponiamo sono degli interventi, che possono essere degli interventi certo di tipo farmacologico, ma credo nella popolazione giovanile così come in quella adulta direi non soltanto interventi di tipo farmacologico, ma interventi che siano di tipo relazionale e così come non possiamo immaginarci una madre senza un bambino, così non ci possiamo immaginare un adolescente senza una famiglia. Quindi oltre che interventi di tipo farmacologico, interventi di tipo relazionale psicoterapico e interventi di tipo familiare, perché diciamo questa triade deve essere la base di qualsiasi previsione. Poi i luoghi negli SPDC, io sono direttore dell'SPDC di Arezzo, abbiamo visto in questi anni un aumento nell'accesso, nelle richieste per minori. Credo che l'SPDC abbia risposto in emergenza, ma non sia il luogo deputato per accogliere il livello di sofferenza giovanile. Lo facciamo in extremis, vanno trovate delle alternative che possono essere dei luoghi più dedicati alla popolazione giovanile, oppure investire risorse, progetti attraverso interventi di iperprossimità, cioè interventi a domicilio. Tra l'altro proprio in Regione Toscana come azienda abbiamo proposto e siamo nell'attesa che possa essere realizzato un progetto di iper prossimità, perché, e qui poi taglio brevemente e chiudo, mi pare che è un po' un peccato che in Italia abbiamo, appunto l'ha ricordato la dottoressa Belloni, 45 anni fa abbiamo proposto una rivoluzione e poi dopo rischiamo di dimenticarcela o di non valorizzarla. Ad esempio tanti nostri operatori, infermieri, vanno a domicilio. Che tipo di interventi fanno? Fanno interventi di tipo relazionale, fanno interventi di tipo farmacologici, ma perché non pensare a rivalorizzare quanto già stiamo facendo attraverso degli interventi che siano anche con lo psicologo, non soltanto con l'infermiere, che ci sia anche un intervento a domicilio, perché la crisi spesso siamo costretti a risolverla e a intervenire al pronto soccorso, però c'è un altro luogo che è la comunità, che è il nucleo familiare, dove sarebbe forse più opportuno poter intervenire, quindi interventi più mirati a domicilio. L'ultima cosa, siccome i numeri ci dicono della difficoltà rispetto alla popolazione giovanile, ma c'è un livello di sofferenza grosso anche nel nostro personale. Questo perché? Perché anche gli slogan li abbiamo sentiti nel 2020.
pochi i fondi destinati al Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale va valorizzato. A distanza di 4 anni, quanto siamo riusciti, ognuno per la sua parte, a valorizzare quanto il Servizio Sanitario Nazionale ha fatto sempre e anche nel periodo della pandemia? Allora, le aziende hanno cura anche dei loro operatori. Credo che sia opportuno prendersi cura degli operatori e rendersi conto che le promesse, più risorse, più personale, più cura, più valorizzazione, più formazione vadano rispettate. Se no, il personale non avrà più la stessa capacità di portare avanti quanto sta portando avanti con coraggio. Perché, e qui chiudo col messaggio di speranza, perché dobbiamo anche averla la speranza. Allora, io credo in tutte le situazioni gravissime, critiche che ho visto nei giovani al pronto soccorso, ci sono sempre delle parti sane nel giovane, nell'adolescente e nella famiglia. Sta a noi la capacità di valorizzarle, così come sta, non a noi, ma a chi ci governa, valorizzare le risorse del personale, perché sono enormi e spesso ci commuovono per la capacità che ha il nostro personale di andare avanti. Però, insomma, poi quando ci manca l'aria, poi è difficile continuare a respirare. Grazie. Grazie davvero. Mi sembra che lei abbia toccato 2 o 3 temi, peraltro l'ultimo è molto importante. Abbiamo visto quante discussioni anche sui fondi che sono stati destinati al sistema sanitario nazionale, che sono stati presentati spesso come numeri assoluti e che, come dire, noi lavoriamo con i numeri, sappiamo bene che le questioni si guardano sempre in termini relativi, e quindi rispetto al PIL i fondi destinati al sistema sanitario nazionale sono diminuiti, e questo è la questione. Poi in termini assoluti potranno anche essere cresciuti, ma a fronte di un sistema sanitario che ha costi altissimi di, fortunatamente, di tecnologie, di farmaci, cioè noi abbiamo sempre più armi che abbiamo a disposizione per curare le persone. Ci stiamo mettendo, scusatemi la battuta, in una condizione dal punto di vista tecnologico di renderci immortali. Però questo ha un costo enorme. Ecco, bene. Chiariamo che i fondi quest'anno per il sistema sanitario nazionale sono diminuiti e non sono aumentati. Però insomma questo non è compito, diciamo, dell'osservatorio di epidemiologia certificarlo. Allora magari però, visto anche i punti che ha toccato il collega, vedo che si è connesso Enrico Sostegni, consigliere. Se per voi va bene, sto a sentire gli interventi volentieri, sento volentieri gli interventi della dottoressa Bellosi, dottore. Bene, perfetto. Allora, però una parola a chiusura. Non ho problema, se no sono qui. Chiama quando vuoi, ma io una sento parola a chiusura, allora magari allora a chiusura. Vai fermi. Grazie e saluto tanto volentieri Enrico Sostegni, che sostiene sempre. Ciao. Il tema della salute pubblica innanzitutto, quindi chiaramente il tema della salute mentale, che non è una faccenda che riguarda, ma insomma lo sappiamo bene, soltanto esclusivamente i cosiddetti pazienti psichiatrici eccetera, ma la salute mentale riguarda la salute di tutti, quindi anche di noi che stiamo qua dentro. Confermo esattamente tutto il tema che già ha toccato il collega, il dottor Di Piazza, e vorrei in questo momento affermare una questione che già Fabio Voller ha toccato in maniera molto precisa e toccante, direi, ed è questa, quella della ricerca. Cioè, quando noi vediamo che nella popolazione giovanile, no, dai dati portati da Maria Antonietta Gulino, da
Caterina Silvestri, dalla giovane sociologa dottoressa Milli, da Fabio Voller. Quando noi vediamo che nella popolazione giovanile aumenta la questione, no, del problema e dell'angoscia del futuro, dobbiamo fare ricerca, avere dei dati, avere un ambiente che fa da casa madre di questi dati per non sperperarli in giro e per non creare quella pletora per cui poi gli operatori non rispondono più perché non sanno a che cosa servono. Però noi sappiamo, vero Fabio, con la vostra cultura di ARS importantissima è stata in questi anni, perché ha guardato al servizio pubblico, alla cosa pubblica, al diritto, all'accessibilità, all'inclusione, alla democrazia, che i dati, la ricerca servono a costruire il futuro e che senza questo slancio, no, allora tutti quelli che sono stati elencati come sintomi prodromici di anche di eventuali ricoveri, che siano la depressione, attacchi di panico, che siano disturbi del comportamento, di per sé è chiaro che vanno di seguito. Quindi la ricerca. La ricerca è una casa madre che convogli e che dia senso ai dati affinché i dati servano a sviluppare e a creare in senso dinamico nuovi spazi che siano al servizio delle persone e della salute, no? Che è il bene più prezioso. Quindi il tema della salute va messo al centro di ogni considerazione ed è una salute, voglio dire, biopsicosocioambientale, no? Tutto compreso con un'unica parola, senza virgole, tra parola e parola. Mi veniva in mente, no, però, una questione a proposito del tema della contraddizione che si diceva un po' stamani mattina. Mi veniva in mente un famoso esistenzialista filosofo che diceva, no, la vera letteratura per essere vera deve essere in grado di contraddire le proprie contraddizioni, deve essere capace di contestare le proprie se stessa. Questo tipo di lavoro non è solo la letteratura, ma sono i nostri servizi, sono le nostre organizzazioni, sono le discipline che effettivamente in primis, no, la psicologia, una certa psichiatria, la sociologia, l'antropologia, insieme a chi si occupa di epidemiologia, di statistica, di psicometria e via, quindi in senso interdisciplinare, questa capacità di contestare se stessi, no? E quello che si pensa che sia vero contestandolo apre le porte alla possibilità di modificare dei punti di vista che in questo momento si sono staticizzati, sono rimasti statici. Perché senza futuro non c'è storia, senza storia non c'è futuro. Ci siamo dimenticati, e ti ringrazio anche di aver rimesso in luce il tema della cultura, no? Della fenomenologia, di una certa psicopatologia, eccetera, che è quella che ci può permettere di guardarsi e guardare fuori, nonché di cominciare a pensare a qualcosa che arriva, e ringrazio Maria Antonietta Gullino che tanto si è battuta per il famoso psicologo di base, no? Per questa funzione psicologica che arriva un po' prima dell'ospedale, no? Perché sennò è chiaro ci sono gli aumenti dei ricoveri ospedalieri, ma c'è da fare anche un salto prima per rispondere anche a quello che diceva il collega e a quello che dichiaravano i numeri, i dati. Arrivare prima significa costruire comunità competenti, lavorare dove le persone vivono, a strettissimo contatto. Quindi prima di andare dal medico di famiglia, prima di andare alla casa di comunità che già si avvicina con la stessa parola alla comunità di vita, però prima ancora la funzione psicologica, la funzione del pensiero, la funzione dei gruppi multifamiliari,
perché la famiglia è fondamentale, anche se è costituita da un solo individuo, no? Per costruire una società, la famiglia ci vuole, è essenziale, è la portatrice di futuro. Ma per il futuro occorre anche, a proposito di alcune considerazioni che faceva l'indagine di Caterina, no? Di che cosa? Una cosa essenziale a proposito di ricoveri, di anzianità, di vecchiaia e di angoscia di morte. Bisogna far sì che i giovani vedano che il vecchio non è lasciato e abbandonato in un RSA. Bisogna che i giovani vedano che il vecchio è curato, che il vecchio è importante. Solo allora il giovane può infuturarsi, quindi può pensare che c'è un futuro, perché il vecchio è ben trattato, perché il vecchio è stimato, anche se è demente. Ecco. Quindi questo è un altro pezzo. L'altro, scusate, ma avevo disegnato con le vostre indagini e parole un po' al centro ci avevo messo la salute. Attorno il diritto, l'etica, l'organizzazione sul sviluppo, la ricerca, perché solo con la ricerca la nostra cultura può evolvere e cambiare. È chiaro, un'ultima considerazione, che noi siamo obbligati a fare un salto, a ragionare in senso storico, in senso filosofico. Ah, il filosofo di prima, sapete chi era? Allora, se fosse andato dallo Stanghellini o dal dottor Di Piazza, avrebbero scritto un libro insieme. Se fossero andati da certi psichiatri, no, che portano addosso solo il libro del DSM-5 e le classificazioni che cronicizzano il pensiero, le sofferenze, i disagi umani, è chiaro che sarebbe stato ricoverato. Era Sartre. Quindi un'ultima considerazione: la necessità di studiare, leggere, imparare anche dai vecchi libri, dai vecchi testi, perché ti insegnano la storia e dicono: oh, io sono arrivata a questo punto, vedi, ora prima citavo il grande Pascal, ma più vicino a noi sicuramente Basaglia e tantissimi altri autori che sono morti, del loro morti nel senso hanno faticato per scrivere, per studiare, per darci a noi la possibilità di proseguire. Cultura, cioè lo sforzo di passare da quelle che noi definiamo le scienze classiche del riduzionismo, l'isolazionismo, causa-effetto, la decontestualizzazione sociale, familiare, non del cosiddetto paziente, senza renderci conto che poi i pazienti tutti lo diventiamo, perché l'esclusione comporta l'esclusione di chi esclude, e andare verso, stamattina qualcuno l'ha citato, questa parolona, la complessità che noi chiamiamo ipercomplessità al nostro centro, ipercomplessità, cioè lavorare su in tema di insight organizzativo e in termini di variabilità, soggettività, incertezza, che sono i moti della cultura postmoderna necessariamente, di cui noi ci dobbiamo rendere conto. Grazie. Grazie Laura, davvero. A questo punto proverei a dare la parola al professor Fagiolini. Sì, io spero che mi sentiate. Mi scuso di nuovo che sono sul treno, non so se riuscite a sentirmi. Mi sentite? Ah, benissimo, grazie. Allora vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di intervenire, nonostante sia in una situazione insomma un po' disagiata. Io ho ascoltato con piacere sia Giampaolo Di Piazza che Laura Belloni, che hanno detto cose cariche di buon senso e mi trovano assolutamente d'accordo. La nostra è una disciplina che sempre più è una disciplina di alta specializzazione in tutte le sue componenti, insomma, se non vogliamo restare anacronistici a cantarcelo e suonarcelo per conto nostro, tante delle cose in cui tutti noi crediamo anche con forza, di fatto sono state dimostrate
o come ha fatto riferimento Laura, possono essere dimostrate per ricerca come valide, ma bisogna tenere presente che è una disciplina di alta specializzazione. E questo, per esempio, vale anche per quello che ha detto Giampaolo relativamente alle necessità di fornire tutto quello che può essere dato alle varie fasce di età, le cui esigenze sono completamente diverse. Giampaolo ha fatto riferimento alla fascia di età, insomma, dei ragazzi più giovani, Laura ha parlato anche della psicogeriatria. Noi oggi non possiamo pensare che in tutte le nostre discipline, dagli psichiatri, agli psicologi, agli educatori, agli assistenti sociali, tutte le figure che fanno parte della salute mentale, si possa avere l'esperienza per essere tuttologi. È necessario trovare una maniera di favorire, certo, l'integrazione e la comunicazione tra chi offre dei servizi e trattamenti alle diverse fasce di età. È anche necessario che si formino delle aree di specializzazione e dei setting specializzati per questi. Mi trovo particolarmente d'accordo quello che ha detto Giampaolo relativamente all'esigenza di costruire luoghi e competenza per questi ragazzi giovani, perché sono in una zona al confine tra la neuropsichiatria infantile e la salute mentale degli adulti. Mi riferisco soprattutto ai ragazzi tra i 15 e i 21 o 22 anni. A mio parere bisognerà un po' ripensare l'organizzazione dei nostri servizi per evitare questo salto dai 17 ai 18-19 anni in cui questi ragazzi sono di tutti e non sono di nessuno. Io penso che sia necessario fare un ponte tra la neuropsichiatria infantile e la salute mentale degli adulti per fornire un servizio specializzato proprio a queste persone tra i 16 e i 22 anni, così come sia a livello di formazione che di ricerca che di servizi clinici bisogna cercare di fare quello che tanti paesi hanno già fatto, cioè favorire adeguati servizi di psicogeriatria. Trattare una persona nella quarta età, tra gli 80 e i 100 anni, non è certo come trattare una persona di 30 o 40 anni e richiede da tutti i punti di vista un'alta specializzazione, oltre che naturalmente la capacità e la voglia di investire non solo e non tanto dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista, come ha detto Laura, di rispetto di queste persone, di accettare che queste sono le persone che hanno pagato gli ospedali dove noi siamo nati, le scuole che noi abbiamo frequentato, sono le persone che hanno costruito il mondo dove noi viviamo e che ancora loro, perché ancora possono darci tanto, e noi abbiamo il dovere di dare loro più possibile. Concludo questo breve intervento ringraziando di nuovo voi per questa possibilità e sottolineando anch'io l'importanza della ricerca, proprio per evitare autoreferenzialità, per avere degli stimoli a migliorare il nostro lavoro e i nostri servizi. Quindi ringrazio voi dell'Arzi che la fate proprio come vostra missione principale, ma credo che un'integrazione della ricerca che facciamo tutti all'università e nei servizi con persone che ovviamente hanno caratteristiche anche diverse da quelle che si vedono nei servizi universitari per alcuni aspetti, possa portare beneficio sia all'università che ai servizi di salute mentale del territorio e delle ASL. Ringrazio ancora. Allora ringrazio il professor Fagiolini intanto per essere riuscito a partecipare nonostante, diciamo, il momento proprio non proprio più adatto, grazie davvero, e anche perché ha ritoccato dei temi a noi cari. Nel dare la parola a Rico Sostegni, a cui chiediamo a questo punto di concludere questa giornata dei lavori, questa mattinata di lavoro, avrai sentito il tema della ricerca, hai sentito il tema della ricerca venire fuori. Io ho raccontato della, devo dire francamente, della bella audizione che abbiamo avuto in terza commissione qualche settimana fa, quindi qui abbiamo riconosciuto non solo il merito della domanda, cioè l'averci posto un tema sul quale era necessario, attuale, ricercare, ma che a noi è piaciuto, diciamo, in particolar modo per provare a dare degli elementi di novità o in ogni caso un punto della situazione. Abbiamo sottolineato questa però questione dei dati, della qualità dei dati, no?
come sai, ve l'abbiamo anche mandato una nota integrativa, abbiamo dei problemi sul flusso della salute mentale, vanno avanti da un paio d'anni. Come avrai avuto modo di capire anche te, non solo per questo flusso, la questione dei flussi amministrativi e dei dati è in un momento piuttosto importante, perché stiamo, per assurdo, quanto più stiamo migliorando su applicativi che girano su quei dati, e quindi quanto è possibile ora rendere affascinante, funzionale la restituzione dei dati, però sta entrando in crisi un po' la questione invece della qualità del dato, anche parlando dell'ingegner Berardinelli, che produce un report veramente molto approfondito ogni 3 mesi sulla qualità dei flussi. Vediamo che mi sembra che un po' di fatica dei nostri professionisti sanitari sta alla fine, come dire, andando a finire sulla qualità del dato, cioè magari si tralascia, ci si pensa in un secondo momento, perché le cose da fare sono molte. Così, diciamo, anche la nostra capacità come agenzia di poter dare elementi e si indebolisce, perché noi non siamo un'università e non vogliamo fare un'università. Noi abbiamo, cioè, diciamo, cerchiamo di fare, utilizzare quei dati per dare risposte immediate di cose molto operative e che possano essere trasferite alla programmazione. Non che l'università non lo faccia, lo fa anche l'università, ma anche la possibilità, come dire, attraverso poi tutta la sua diffusione dei dati in termini di articoli scientifici, cosa che noi non abbiamo proprio né la forza ma nemmeno la mission, e quindi possono in qualche modo, come dire, a dei dati a cui vengono, poi hanno una capacità di diffusione molto maggiore della nostra, che invece ha come interlocutori essenzialmente un po' i programmatori alla fine. Allora Enrico, ti do la parola, perché questo richiamo alla ricerca veniva un po' da queste suggestioni che abbiamo dato in questa giornata, ma che te conosci benissimo, quindi so che non ti spiace, insomma. Grazie. Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Mi spiace essere in collegamento e non in presenza, ma sono stato a Pisa a un evento, oggi è la giornata che conoscete bene, il 12 marzo, contro la violenza sugli operatori sociosanitari. C'era un evento a Pisa in memoria della dottoressa Capovani, quindi mi sembrava importante comunque esserci lì per il Consiglio regionale. Però ci tenevo anche ad essere qui a questo momento organizzato da ARS, intanto perché io ho seguito dalla dottoressa Curino in giù, mentre guidavo ho seguito, chi è intervenuto dopo l'ho seguito tutto. A noi la domanda, ecco, che è nata dal Consiglio regionale e la collaborazione, che su questo punto noi con ARS collaboriamo sempre, però nel Consiglio regionale c'è questa cosa strana per cui c'è una parte del Consiglio che ha questo rapporto un po' dialettico con l'ARS, no? Non si è capito perché, ma invece in questo caso siamo riusciti a ribaltare questo ragionamento sulla base di un fatto, cioè nelle cronache noi sentiamo e vediamo, no, sempre più posto il tema della post-pandemia come momento nel quale questo disagio psicologico, soprattutto dei ragazzi, è aumentato. Avevamo bisogno di dati, cioè noi siamo convinti che il ruolo di ARS sia un ruolo fondamentale, perché se noi facciamo e pensiamo di elaborare politiche nei limiti in cui la politica è anche una risposta, a provare di creare l'architettura della risposta di un problema, se non si conosce davvero il problema e lo si conosce dagli articoli sui giornali, è difficile anche dare una risposta. E quindi io ringrazio ARS perché ha risposto a questa richiesta del Consiglio regionale. È stato illustrato benissimo le difficoltà, sono state illustrate benissimo le difficoltà incontrate, che danno l'idea di quanto ve ne fosse la necessità di un lavoro di questa portata. No, vuol dire che non abbiamo i dati sulle strutture territoriali, non abbiamo tutti i dati che oggi sono stati presentati in questo primo report, e che ha l'importanza di aprire una strada nei prossimi anni, sarà rafforzata e rafforzerà il flusso dei dati. Su il tema flusso dati noi abbiamo registrato questa difficoltà che ARS ha detto, io ho scritto formalmente in assessorato chiedendo formalmente la risoluzione di questo tema, quindi c'è già una corrispondenza post audizione nella quale io dico all'assessore: ci è stato evidenziato questo, chiediamo quali sono le misure che mettete in atto. Sul tema dell'informatica, dell'ICT in regione non c'entrerei ora, se volete, perché mi pare sia un tema che se centriamo
diventa un dibattito a sé stante, ritengo che sia uno degli aspetti centrali, ma c'è evidentemente qualche misunderstanding fra i soggetti che se ne occupano e noi stiamo cercando di risolverlo anche con audizioni congiunte, però diciamo è un tema a sé stante. Comunque il tema dei flussi deve essere assolutamente risolto e faremo pressione ancora di più sull'assessorato perché possano essere risolto. Io vi ringrazio perché insieme al lavoro dell'Arce, poi c'è il lavoro dell'Ordine degli Psicologi, così c'è la dottoressa Gulino, che ringrazio perché autonomamente l'Ordine ha avviato questa ricerca, che è un altro insieme di dati che ci serve per ragionare sui fenomeni e conoscere i fenomeni, e quindi già alla seconda edizione, se non erro, che ci dice alcune cose importanti, quindi grazie anche all'Ordine degli Psicologi per il lavoro che ha fatto. Ora, il problema qual è? Sono le conclusioni, quindi sarò breve, non vi terrò tanto qui. Mi pare che da questi lavori venga fuori il fatto che il bisogno è aumentato. Poi il link di nesso causalità tra Covid o meno Covid non l'ho capito bene, non è che sono sicuro che sia davvero quello e basta, probabilmente il Covid è più aperto un vaso che già c'era e che conoscevamo in parte. Però questo e anche i dati che sono stati illustrati oggi ci dicono che poi alcuni dati da capire perché c'è meno accesso a servizi territoriali e più ospedalizzazione dovranno essere approfonditi, ma alla fine no, il tema è il bisogno cresce, viene fuori da un po' tutte e due le ricerche, le strutture che noi abbiamo per dare una risposta non crescono in maniera adeguata, in maniera sinergica con questo bisogno. Qui c'è un tema di organizzazione generale che ha tutto il sistema sanitario nazionale e regionale a cascata. Noi abbiamo un sistema sanitario che ha bisogno solo per essere mantenuto di aumentare le risorse e poi avrebbe almeno su alcuni settori, penso a tutta l'organizzazione territoriale, penso a tutto il tema della promozione delle politiche della salute, perché poi se vogliamo parlare di salute dobbiamo parlare anche di azioni che non è che non costa niente, di promozione di tutti gli stili di vita sani. Penso a tutto questo tema della salute mentale che richiederebbero delle politiche espansive del sistema. Non basta fare quello che si è fatto, però bisognerebbe fare di più. Il problema è che le risorse che noi abbiamo, sia economiche, sia inspiegabilmente, guardate, di personale, non so che vi ha detto l'assessore, ma ve l'avrà detto, quindi io non sto a farvela tanto lunga, ma rimane inspiegabile perché ancora oggi ci sia quel limite all'assunzione della spesa di personale che nessun governo, quindi non voglio dire, non sono di quelli che mette la croce sulla Meloni pur non avendola votata, essendo lontanissimo dal mio pensiero, però è evidente che è un limite che dura da tanti anni, inspiegabile perché se io fo il pareggio di bilancio voglio capire qual è il problema ulteriore per la finanza pubblica, però è un tema che ora ci sta chiedendo di fronte alle necessità di espansione del sistema di ridurre l'assunzione dei dipendenti. Quindi c'è un tema politico che è quello di si vuole continuare ad avere un sistema pubblico universalistico e dare risposte anche in futuro oppure no. Ecco, questo è una questione, non è propaganda politica, ma è ormai un tema civico che riguarda i cittadini. Oggi l'ha posto il prefetto di Pisa, quindi per dirsi, ecco, difficilmente il prefetto pone, no? I prefetti entrano in questo tema, ha posto il tema del rifinanziamento del sistema pubblico. E quindi penso che questa sia una delle questioni che anche su questo riguarda, però noi abbiamo comunque l'onere di fare il massimo con le risorse che ci sono e quindi a questi temi bisogna provare a dare una risposta in più. Ultime due considerazioni sono, uno, primo, quello che diceva il professor Fagiolini prima, noi ne ragioniamo da tanto tempo, ma questi salti improvvisi che sono burocratici, ma che non sono nella vita della gente, no? A quando si diventa maggiorenni e poi un salto simile c'è a quando si diventa anziani, no? C'è un salto per cui da un giorno all'altro da essere bambino diventa adulto e i servizi cambiano completamente e pensiamo all'autismo, ora mi viene a mente l'autismo perché è uno dei casi più eclatanti in cui no, all'improvviso non hai più nessuno dei servizi che avevi fino a un mese prima o l'età anziana, oltre 65 anni, ora abbiamo un pochino reso un pochino più flessibile, ma salta completamente il modo dell'approccio. Ecco, sono d'accordo su questo, ci sia assolutamente bisogno di intervenire, ecco, di intervenire nel creare degli strumenti più flessibili di passaggio nei servizi e nelle esigenze.
E poi l'altra questione è quando io leggo tutto questo tema delle paure, no? Anche nel report dell'ordine degli psicologi, paura del futuro, paura delle relazioni sociali, paura della solitudine e dell'abbandono, con cifre importanti, poi che siano più o meno giuste le cifre, ma insomma una roba rilevata con forza. Ecco, lì l'intervento di Laura Belloni mi pareva fosse molto calzante su questo, no? Cioè, noi bisogna stare attenti a non sanitarizzare ciò che sono problemi sociali, di relazioni sociali, e bisogna capire invece quali sono gli strumenti politici attraverso i quali noi dobbiamo affrontare un tema di come si costruiscono le nostre società. Perché se no è evidente che se noi non creiamo delle comunità dove si vive bene, dove è la comunità stessa, comunità competente, diceva Laura, comunità solidale, ma insomma attiva, dove ci sono delle relazioni. In mancanza di questo, noi troveremo soltanto dei bisogni ai quali noi poi diamo una risposta sanitaria. L'idea anche dello psicologo di base, che ringrazio ovviamente la dottoressa Gulino, ci ha stimolato, ma non è tanto per avere una nuova figura, è per dire che comunque sia ci vuole nell'approccio sanitario territoriale un qualcosa che rimandi anche a una dimensione psicosociale della persona, perché se no sanitarizziamo tanta roba che non ha bisogno di essere sanitarizzata, con impiego errato di risorse e soprattutto un'errata risposta ai cittadini. Come si mette le mani su questo? Non c'è anche qui una risposta unitaria, però è evidente che quello che succederà nelle nostre comunità è già successo, perché se guardiamo la stragrande maggioranza, mi pare, se non ricordo neanche il 30%, è la famiglia di Mulino Bianco, no? Babbo, mamma, due figlioli, insomma, la stragrande maggioranza della nostra comunità sono famiglie unipersonali, quindi la gente è già sola. Non è che bisogna aspettare il futuro. È una comunità che invecchia e quindi è una comunità nella quale il sistema dello stato sociale, a cominciare dalle forme previdenziali, eccetera, sta scricchiolando. Ecco, questo è una roba che, se noi non riusciamo a recuperare una comunità che dà risposte solidali, poi finiamo per vedercela crollare addosso e rende una comunità che ha sempre più paure, rabbie, violenza e ovviamente anche poi più bisogni sanitari che vengono ad essere sanitarizzati, ma non sarebbero stati tali. Quindi questo tema della costruzione delle comunità, è un tema molto importante sul quale dovremo provare a dare tutti quanti una risposta. Comunque, ecco, io la finisco qui. Vi ringrazio davvero per il lavoro che avete svolto e ovviamente per noi il lavoro vostro, il lavoro di tutti coloro che fanno ricerca, cioè riescono a provare a dare una risposta in più che oggi non abbiamo. Poi fare ricerca vuol dire questo, né? Conoscere un pezzettino e non si conosce, provare a dare una risposta che oggi non siamo in grado di dare e socializzarla in tutti gli ambienti penso sia un elemento assolutamente importante. Quindi grazie davvero a tutti quanti. Voi e chi ci ascolta, ma chi è presente oggi e chi ha lavorato a questi report, grazie davvero del lavoro svolto. Allora, grazie al consigliere Sostegni e a questo punto ringraziamo anche le 90 persone che sono rimaste connesse fino ad ora per la conclusione della tavola rotonda. Non ho altre conclusioni se non quelle che ci ha detto ora consigliere Sostegni, che lo andiamo a trovare in consiglio e niente, ci vediamo presto per i prossimi appuntamenti, che però, ecco, qui vanno detto, non vedranno più la dottoressa Silvestri sulla salute mentale, perché la dottoressa Silvestri non solo sulla salute mentale, ma va in pensione, ha deciso di andare in pensione il 27 di marzo, e quindi cercheremo di portare avanti con l'antropologa e non sociologa Caterina Milli questa materia e niente, insomma, via. Quindi un saluto anche a Caterina, siamo in ambito salute mentale ed era il suo ambito principale. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie.